E intanto continua in tutto il paese la mobilitazione di professori e di studenti contro i provvedimenti del governo sulla scuola. Domani ci saranno gli universitari che scenderanno in piazza a Roma. Oggi poi c'è stata una singolare forma di protesta. Vediamo di che cosa si tratta. Loretta Cavalli. È un tentativo di comunicazione anche con la popolazione e quindi vogliamo comunicare quello che sarà questa riforma, gli effetti di questa riforma, che poi non è una riforma, ma è un taglio, e aprirci alla popolazione. Una piazza centrale di Roma, al capolinea del tram. Oggi la lezione di filosofia del diritto si tiene qui per parlare di organizzazione, rappresentanza e democrazia. Credo però che la nostra capacità debba essere quella di portare le nostre risorse, le risorse che si producono all'interno dell'università, anche al di fuori delle mura dell'università. E allora tutti a Modalità, bordo, studenti, professori e passeggeri comuni, per un viaggio un po' fuori del comune. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, a quanto vedo è anche già abbastanza sensibilizzata e abbiamo anche una larga partecipazione alle manifestazioni per portare lezioni, seminari. Questa protesta vuole dimostrare che noi studenti comunque abbiamo voglia di studiare, vogliamo studiare, le proteste non sono semplicemente un rito ottobrino, ma vogliamo far vedere, noi vogliamo un'università migliore, un'università di qualità.